Buongiorno a tutti, questa è un'intervista speciale per me perché Roberto Lorenzini è mio amico da tantissimi anni, noi ci siamo conosciuti che lui si specializzava e abbiamo cominciato a scrivere, abbiamo fatto moltissime cose insieme. Il nostro primo libro l'abbiamo fatto nel 1987 e si chiamava La paura della paura, quindi è un'intervista In casa. in casa, giochiamo in casa. Va bene, però rispettiamo le 8 domande, Quindi facciamo Roberto. le cose comunque seriamente. Se intervisto io, tu stai Diamoci zitto, del lei. diamoci delle... No. Allora, questo giro di interviste è un po' per fare il punto su come lavorano, come integrano e come la pensano i grandi clinici italiani. E quindi partirei da Come la vedi te, che per me sei un grande clinico italiano. Allora, ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici irrinunciabili. Tu a quali di questi principi ti riferisci quando lavori col tuo paziente nella tua stanza? Beh, il primo e più tradizionale anche del cognitivismo e del costruttivismo è il primato della valutazione soggettiva sulla realtà, diciamo un principio di costruttivismo, epiteto che dice insomma non sono le cose che ci fanno stare bene o male, ma quello che noi pensiamo delle cose. Questo è un po' il principio che mi Sì. ha sempre indirizzato. La seconda cosa a cui tengo di sempre di più invecchiando è l'aspetto la priorità dell'accettazione rispetto alla risoluzione dei problemi. Cioè, mi sembra che bisogna sempre di più accettare che la sofferenza è un pezzo della vita e non continuare a lottarci strenuamente. Ma Questo questo mi vuol dire che tu hai rinunciato completamente agli aspetti di disputa? sembra. Assolutamente no. Però, a fianco a questo, oggi più di un tempo ritengo importante pensare non a una psicoterapia che cambia definitivamente la persona, ma a una psicoterapia che ne elimina gli aspetti più problematici e sintomatici o Dolorosi. dolorosi e soprattutto fa accettare la persona di essere quello che è, un pochettino. Questo genere di principi che sono un po' più volti all'accettazione, come si traducono te proprio praticamente nel lavoro con il tuo paziente? È la seconda domanda. Beh, quello che ti dicevo dell'aspetto, diciamo, costruttivista del mio approccio, che è sempre molto marcato, si traduce soprattutto nello sforzo nell'assessment e un po' in tutta la psicoterapia di far sì che il paziente diventa un collega che psicologo di se stesso, che esplora continuamente con l'ABC, con tutte le tecniche classiche del Quindi c'è un costruttivismo. aspetto molto, dai molto valore all'aspetto esplorativo fatto insieme. Mi fai Assolutamente, un in maniera esempio? collaborativa. Beh, pensa a tutti gli strumenti dell'assessment, l'ABC, l'autocaratterizzazione, sono cose su cui lavoro moltissimo e che mi sembra siano una cassetta degli attrezzi che il paziente si porta a casa anche al di là della risoluzione del singolo problema e che gli restano una cosa per affrontare i problemi della vita successivi. Quindi utilizzi gli ABC, Moltissimo, la utilizzi bicipra, l'addering. l'addering, Utilizzi l'autocaratterizzazione, il genogramma, cioè tutta la ricostruzione del perché vedi il mondo in questo modo, sottolineando soprattutto che se uno lo vede in quel modo lì, anche se in questo momento della vita può essere motivo di sofferenza, sicuramente in altri periodi della vita è stato un modo per cavarsela al meglio, quindi ha avuto un sì. significato adattivo alla costruzione di quel Ma sistema. secondo te, per il paziente, il fatto che lui si renda conto che la vede in un certo modo, come lo aiuta? Beh, lo aiuta intanto con quello che adesso, siccome mi sto interessando delle tecniche, diciamo, della terza ondata, aiutando quello che nell'ACT e nella mindfulness si chiama defusione. Cioè, che un conto sono quello che io penso e un conto sono io, insomma, la realtà non è quello che io penso, no? E spesso è proprio lo stare attaccati ai propri pensieri, non assumendo una distanza critica da essi, che mi fa star male. Quindi, già Quindi, pensare che quello non è il mondo, ma è come io vedo il mondo. quindi questo aspetto di accettazione e distanziamento da ciò che accade. Distanziamento da ciò che accade, da ciò che anche da ciò che penso e sento. Ma secondo te questa cosa c'era già in Kelly? Secondo me sì. Anche perché appunto io l'ho ritrovata adesso leggendo queste cose, ma queste cose le facevo da sempre. E la formazione mia è tutta, come tu sai, su Però Kelly. hai ragione, però in Kelly ad esempio era molto importante, la posso vedere in altro modo, no? Questa cosa tu come la costruisci con il paziente? Per un pezzo è accetto, sono mindful, ma la posso anche vedere in un altro modo, su cui Kelly poi ha lavorato molto. Tu come ci operi col tuo paziente?
Bella domanda. Beh, ovviamente costruendo insieme, sollecitando la costruzione di alternative in lui e suggerendole anch'io, ecco una cosa che, la terza cosa che ritenevo molto importante, che non ti ho detto all'inizio, è la relazione terapeutica. Io sono molto, tu mi conosci, lo vedi anche a lezione, estremamente empatico, cioè condivido col paziente, ci scambiamo proprio i visceri, quindi insomma anche prospettare, non mi faccio troppi scrupoli, prospettare molte Alternative con lui, alternative costruttive quindi mie. a essere anche attivo. Molto, molto attivo, sì. Non, ovviamente, poi relativizzando il mio punto di vista come quello di tutti gli altri esseri umani, però insomma, non, io dico come la penso, spesso e Ah, ok. volentieri. Ah, interessante. Questa è una cosa abbastanza originale. Poi dico appunto che quello è il mio modo di pensare, che Oh, e tu come valuti e fai il monitoraggio del cambiamento dei tuoi pazienti? Adotti delle procedure, dei test? guarda, i Quali sono test, gli indici? dunque, gli indici sono, secondo me, ricavati dal contratto, cioè io tendo a fare un contratto molto articolato, molto ben fatto, bene, insomma, comunque molto articolato sugli obiettivi e sulle strade da perseguire. E poi ogni mese e mezzo, cioè non lascio passare 2 mesi, si fa il punto col paziente dove stiamo andando e che senso c'è il lavoro che stiamo facendo, quali sono i risultati. Sul contratto giustifico gli homework che prescrivo per casa, perché altrimenti a volte sembrerebbero del tutto bizzarri. E quindi anche per esempio per la chiusura di fatto viene, non viene decisa da me, viene decisa insieme al paziente in queste verifiche periodiche che più o meno ogni 6-8 sedute vengono regolarmente fatte su dove stiamo andando, quali sono i risultati ottenuti e quali no. Oh, senti Roberto, ad esempio, mettiamo che c'è un paziente che ha ansia, ma c'ha anche una tendenza a controllare troppo e poi c'è anche crisi di rabbia. Tu come costruisci un contratto, ad esempio, con un tipo di paziente come questo? Beh, così è troppo astratto. Ok, ma volevo sapere se facevi delle cose prima, degli interventi prima o dopo, oppure se Prima o dopo di che? all'inizio della terapia o dopo, se cominci dalla rabbia, cominci dall'ansia, se hai delle... Beh, questo naturalmente dipende dalla costruzione, dalla formulazione del caso. Io faccio in genere 3 sedute, 3 o 4, secondo i pazienti più difficili, a proposito di quello che poi, di cui parleremo eventualmente dopo, per cercare di capire come il paziente funziona, e dopo ti faccio quella che tecnicamente si chiama la restituzione, cioè proprio ho una lavagna dietro la schiena in cui ricostruisco il modo di funzionare del paziente. Siccome sta spesso lì, ci resta anche quello del paziente precedente a volte, i pazienti che arrivano alla faccia della privacy mi dicono quello, quel quadro lì di chi è? Perché è il quadro di un precedente paziente o... Ma secondo te, questa cosa che il paziente veda come lui funziona o addirittura veda le analogie con come funziona qualcun altro, in che senso può essergli utile dal punto di vista dell'incremento di Di conoscenza? conoscenza e di aumento della distanza critica, lo dicevamo prima, e poi è decisivo perché a quel punto insieme scegliamo dove attaccare, no? Proprio io ricordo molto una metafora che faceva mio padre sui minatori, di quanto è importante capire dove bisogna attaccare, no? Lui mi diceva: il bravo minatore, ha fatto il minatore durante la prigionia in Germania, quando arriva in fondo alla galleria dove c'è il muro da abbattere, incomincia a fare, si fanno tutti dei buchi che si riempiono di mina per far saltare il muro. Il bravo minatore è quello che riesce a scegliere la lunghezza giusta delle micce, perché il problema è far saltare i pezzi del muro in maniera conseguenziale, perché se scoppia il pezzo centrale non succede niente, non sa dove andare, quindi prima andrà fatto saltare un pezzo alla base, quindi si crea uno spazio, successivamente gli altri pezzi, quindi devi avere in testa la successione dei crolli, per dire così. Sì, E ah, allora quindi. quando io ho fatto il quadro col paziente, è chiaro che lì si può insieme ragionare sulla successione dei crolli. Un po' questa priorità è dettata dalla sofferenza, è chiaro che se c'è un problema in primo piano che lo fa soffrire molto, va lenito un pochettino Certo, quello. però lo decidete insieme. Insieme, Tu assolutamente e il insieme. paziente insieme decidete dove si mette la E io miccia. gli spiego anche perché, secondo me, perché appunto un primo criterio è la priorità della sofferenza. Là dove sta il male bisogna sbrigarsi a togliere, diciamo, il sintomo più Quindi doloroso. si parte spesso dal sintomo più doloroso, dalla Esatto, domanda urgente. esatto. E poi altri criteri, tipo, è chiaro che non si può sciogliere diciamo, un tema se quel tema si sostiene su tanti altri. Allora, è chiaro che bisogna partire dalla periferia per arrivare al centro. Se il tema centrale di una persona è essere amato, è vero che prima o poi bisognerà arrivare lì e lui deve fare
la pace col fatto che conte. potranno essere amato. Però quello è il tema centrale, sarà molto difficile, quindi forse bisogna partire da tutte le strategie Che ha disfunzionali che menzionato mette in la atto, Libet. appunto, le strategie piuttosto che il tema doloroso centrale, quello ci si arriva alla fine, no? Ok. Anche se è chiaro che poi l'obiettivo finale sarà quello, come dire. Senti Roberto, e per te qual è il punto in cui ti rendi conto che si va in conclusione? Questa è la quinta domanda della terapia. Quali sono i segnali? Per esempio, per me il segnale è quando ho la sensazione che abbiamo meno da dirci. Perché certe terapie anche complicate, no? Si arriva in terapia, il terapista è pronto, ci ha ragionato, il paziente ha Sì, insomma, molta quando siamo voglia. tutti e due più tranquilli, più rilassati, non dico annoiati, ma quasi. Sì, esatto, quando c'è meno da dire. Certo, questo è Questo sicuramente uno. Poi, come dicevo prima, nelle verifiche periodiche, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, quindi quello è il punto in cui in genere ci si rende conto che la maggior parte delle cose sono state fatte. Senti, il paziente difficile, c'era questa famosa domanda sul paziente difficile, che è una categoria che ha introdotto il Perlis. nostro amico Carlo Perlis. Ora, quando tu sei davanti a un paziente difficile, di solito noi ce ne accorgiamo, siamo vecchi terapeuti esperti, ce ne accorgiamo abbastanza presto. E spesso, ad esempio, io me ne accorgo perché la domanda che mi viene fatta non corrisponde al problema che io vedo, no? Certo. Quindi cioè, è come se ci fosse un po' una distanza tra ciò che mi viene portato come problema e quello che io col mio vecchio occhietto vedo Ti viene come da dire c'è qualche altra cosa, c'è non qualche è altra tutto cosa che non lì. mi viene chiesto e quindi su cui forse c'è poca esperienza C'è poca consapevolezza e quindi è peggiore, e insomma. quindi non c'è una domanda Certo. vera. Ma tu, come, quando hai davanti un paziente che ti rendi conto che è difficile, in che modo cambi il tuo intervento? Dunque, intanto io con i pazienti difficili ho lavorato tutta la vita, nel senso mi sono occupato prevalentemente nel servizio pubblico di psicotici, quindi intanto a me il paziente difficile mi diverte moltissimo, perché è una sfida intellettuale, anche pratica, il delirante, ovviamente. Cioè, i disturbi d'ansia per carità, tanto utili soprattutto per le nostre Giovani casse, allievi. i giovani allievi, le nostre casse, Esatto. però poi insomma sono abbastanza ripetitivi, noiosi, i protocolli sono sempre quelli. Invece il paziente difficile è un paziente in cui l'intervento va personalizzato ancora di più e va capito meglio. Quindi io sento che è un paziente difficile quando sono disorientato, perché evidentemente, così come spesso lo è lui nel formulare la domanda, io sono disorientato perché non ho chiare le cose. E lì cosa fai? In genere di recente lo scrivo. Cioè, scrivi il tuo Scrivo disorientamento. il caso. Ah, Cioè, è come se mi ok. costringessi, mi rimetto in uno studente del quarto anno a cui noi chiediamo la formulazione del caso, mi metto lì a riformulare il caso, che dico, se non l'ho capito, siccome non è possibile che non ci sia da capire, è che io non l'ho capito. Anzi, poi trovo che tutte le persone, quando superi anche la banalità esterna, dopo dentro sono un mondo estremamente affascinante, ricco, interessante. E quindi dico, se io sono confuso è perché non l'ho capito, mi rimetto lì e E ci provo, lavori per e a capirlo. volte appunto lo faccio in maniera così, diciamo, romanzata, Ah, nel ok. senso che incomincio a inventarmi come potrebbe essere arrivato quel paziente a trovare quella soluzione, quel piano di vita buffo e bizzarro, però per lui adattivo. Bello. E questo, dal punto di vista tecnico, c'è qualcosa che fai solo con questo tipo di pazienti, a parte lo scrivere? Qualcos'altro? Beh, stare particolarmente attento, sto pensando ai disturbi di personalità, che sono peggio delle psicosi, a come io sto in terapia. Cioè, Come ti tutti i senti te? vari circoli interpersonali di Antonio, ecco, mentre normalmente, onestamente, non è che ci sto proprio lì a fare molto caso, con alcuni pazienti, sto pensando ai narcisisti e ai border, lì sento, ho l'impressione di camminare su delle uova che possono rompersi, allora sto Quindi ti molto, interroghi di mi interrogo più molto, cioè faccio, sulle tue diciamo, stesse funzioni, emozioni? quindi mi fermo a ragionare proprio su Cioè quello se che sei provo. preoccupato, se sei in ansia, Esatto, se sulle sei mie emozioni, come arrabbiato. mi muovo in terapia, insomma. Senti, come tu integri o integri mai con tecniche provenienti da altri mondi? Ad esempio, tu mi hai parlato del genogramma, che io uso poco e non so bene usare, e questo sicuramente non viene dal mondo cognitivista, ma No, viene dal mondo sistemico. sistemico. Ci sono altre tecniche che tu integri e utilizzi per pazienti difficili? Ma guarda, io non sono nei pazienti difficili, l'interpretazione dei sogni a volte capita, anche perché i pazienti ti portano lì, si aspettano
che quando uno va dallo psicoterapeuta, in fondo tutti condividiamo questa cultura di base psicoanalitica da rivista, comunque da studi, perché chi non ha conosciuto Freud e la psicanalisi, e quindi il paziente si aspetta che il sogno abbia un significato. Allora io non sono uno psicanalista, non saprei fare un'interpretazione dei sogni, devo dire. Ormai si fa anche poco. Esatto, anche i psicanalisti fanno poco. Però mi sembra interessante utilizzare il sogno come fosse un evento attivante, no? Cioè questo è questo materiale, Un trigger, un sì. trigger, che potrebbe essere una tavola di Rorschach, una tavola del TAT, non ha importanza. Quello è un sogno, meglio, perché l'ha prodotto lui, quindi potremmo dire comunque è significativo per lui, ci avrà una relazione. Quindi gli chiedi il B e il C. E gli chiedo esattamente come lo fa sentire questo sogno e cosa pensa. Okay. Ed è interessante perché gli schemi che vengono fuori sono invece assolutamente suoi, nostri, no? Nostri nel senso interpretabili cognitivamente. Faccio un esempio. Allora, un sogno che è una locomotiva che corre nel deserto, no? Per un signore potrebbe essere un tema di forza, di vittoria, di sconfitta della natura, di superamento dei limiti, via discorrendo. Per me sicuramente è la desolazione dell'abbandono, cioè la funivia per me, sì, scusa, la ferrovia per me è una stazione con uno che resta solo e viene E che lasciato. nessuno ti prende mai. Esatto, e per me con tre passaggi, dall'albero di Natale alla televisione, ai limoni sull'albero, in tre passaggi arriva un tema che è, oddio, mi lasciano, resto solo, mi abbandono, nessuno mi vuole, no? E in questo senso mi sembra che il sogno lo puoi utilizzare come qualsiasi evento attivante della vita quotidiana per andare a tirare fuori quali sono gli schemi, gli occhiali con cui uno legge Quindi in lo maniera utilizzi come ridondante, metafora? come metafora, ridondante la realtà, ecco. Poi il Sì. genogramma, già l'hai detto tu, lo utilizzo moltissimo, Poi quindi mi ci sembra. sono altre cose che utilizzi come tecniche? Beh, sì, fai i colloqui di attaccamento, questo sì, perché Quello sì, l'abbiamo. la storia di vita, vabbè, insomma, quelle sono cose già più nostre. Se Oh. no, no, altre Se tecniche. ci stanno problemi familiari, tu convochi i genitori, convochi Sì, la sì. coppia, cioè ti muovi nel sistema. Sì. Senti, e poi adesso siamo arrivati all'ultima domanda, che è questa. Rispetto agli altri approcci terapeutici, tu hai imparato, adesso tu mi hai detto che ti stai aggiornando con la terza ondata, è una cosa che un po' stiamo facendo tutti, ognuno con le sue specifiche preferenze, ovviamente. Ma tu hai anche fatto formazione di altro tipo, tipo che ne so, pezzi di sistemica, pezzi di... No, no. No, quindi tu hai fatto una formazione Esclusivamente cognitivista e cognitivista, poi sì. studi. E poi si studi. Adesso veramente volevo fare un corso MDR, perché me ne parlano troppo bene dei colleghi di cui mi fido moltissimo, quindi veramente, proprio come tecnica, mi sembra che sia facilmente importabile da noi. Sì, beh, sì, c'è un pezzo ipnotico aggiornato, ecco. Ma voglio sapere, detto questo, se tu vedi, questa è un'ultima riflessione, se tu vedi il ragazzo Roberto Lorenzini come lavoravamo quando eravamo giovani e ci siamo conosciuti più di 30 anni fa, e come lavori adesso, qual è che ti sembra, proprio per concludere, una spezzatura, una cosa che ti caratterizza maggiormente, il vecchio terapista esperto, com'è cambiato? Cioè, la differenza non potrebbe essere come stai te in seduta dal punto di vista emotivo rispetto a come stavi prima? Beh, sicuramente sì, adesso ci sto più tranquillo, ci sto meglio e quindi c'è più spazio per il paziente e meno preoccupazione su di me. Sono meno distratto Okay. Dalle tue dalle mie cose. cose, poi si vede, ma non perché io sia molto guarito, non credo, ma perché sono meno preoccupato dell'ansia di prestazione col paziente. Questa è la tua più grande Secondo virtù. me sì. Per cui sto veramente più attento al paziente, no? Ma io lo vedo con gli allievi che sono preoccupatissimi, a volte gli dico, guardate, sono preoccupatissimi, qual è la prossima domanda che devo fare? No? Allora dico, lasciatevi guidare dalla curiosità. Voi dimenticatevi di essere psicoterapeuti e di essere in uno studio. Adesso siete su un vagone di un treno, di fronte cioè avete un tizio buffo che parla di cose strane E che e non sta tanto bene, vi chiede. chiedetegli come funziona, cercate di capire che diavolo gli dice il cervello. No? Se voi vi chiedete qual è la prossima domanda che devo fare, secondo il protocollo di Libet o Sassaroli o Lorenzini, vi intrecciate da soli, Anche invece perché lasciate il paziente esatto, solo. siate guidati dalla curiosità, no? Infatti, secondo me, una delle più grandi caratteristiche poi dei grandi clinici è questa capacità di sintonia, anche di sintonia e di vicinanza anche esistenziale
ai dolori che ha del Esatto, sì, paziente. sicuramente appunto uno c'ha meno, anche meno paura, quindi ci sta proprio più vicino al paziente ed è più libero dalle tecniche. In che senso? Io ricordo la prima lezione che feci con Cesare De Silvestri, che ci proiettò una diapositiva, allora c'erano le diapositive, no? In cui c'erano un'intera orchestra di violini e tutti tenevano il violino esattamente allo stesso modo. E Cesare ci disse: io, quant'è vero il Dio, vi insegnerò a fare la psicoterapia esattamente tutti perfettamente nello stesso modo, cioè come quelli tengono il violino, io vi insegnerò a essere terapeuti. Dopodiché ci fece vedere altre quattro diapositive dei quattro più grandi violinisti del mondo, e ognuno teneva il violino in maniera diversa. E lui ci disse: dopodiché voi alla fine farete esattamente come vi pare a voi, il violino lo terrete, però prima dovete imparare come si tiene, e dopo ognuno di voi lo terrà come gli Sì, pare. questa è una buona cosa della didattica. Sì, Cioè che intanto impara come si fanno le cose e poi dopo le personalizzi. perché infatti molti nostri allievi sono esageratamente attenti ad avere tutto il violino nello stesso modo. Alcuni vogliono essere liberi troppo È presto troppo presto, per la certo, loro scusami. esperienza. C'è un Sì. tempo per ogni cosa in quel senso. Va bene, c'è qualcos'altro che mi vuoi dire? E allora l'intervista è finita. Grazie Roberto Grazie Lorenzini. a te Sandra, grazie a State of Mind soprattutto. Il grande state of mind.